Eccoci arrivati a Malga Polinare, vorrei subito sapere da Omar questa realtà, raccontacela un po'. Allora, buongiorno, noi siamo qui, io e la mia famiglia, da 6 anni ormai in questa malga e abbiamo 20 vacche in lattazione, dei maiali, da quest'anno anche un cavallo, una capra e delle galline. E facciamo la lavorazione del latte tutti i giorni qui sul posto, quindi abbiamo i nostri prodotti casolet, formaggio nostrano semigrasso, ricotta fresca, ricotta affumicata. Noi la gestiamo anche come agriturismo. Io sono venuta qui a giugno e per me, devo dire, è stata una piacevole scoperta. Innanzitutto Giulia, che è Fornelli, tua moglie, che è bravissima in cucina. Sì. Lei è molto brava in cucina e fa dei piatti semplici, sono dei piatti che fanno piacere ai nostri ospiti e che ci hanno fatto avere molto successo durante questi anni. Esattamente, spieghiamo anche come si arriva qui e poi ricordiamo anche le date di apertura. Allora, per quanto riguarda le date di apertura, noi saliamo qui da fine maggio, primi di giugno più o meno, e stiamo qui fino ai primi di settembre, metà di settembre al massimo. Quest'anno è il 12 settembre, quest'anno, quindi avete ancora un po' di tempo per venire a visitare questa realtà. E per quanto riguarda invece il raggiungimento della nostra malga, ci sono 3 strade. Allora, una è il sentiero di Valorz, un sentiero piuttosto impegnativo, molto bello e panoramico. Poi c'è la strada forestale che parte dalla località Plaza dei Forni e il posto è raggiungibile volendo anche in macchina. La terza strada, che è quella che vedo va per la maggiore, bisogna raggiungere il parcheggio del Fontanon salendo sulla sinistra dopo il Grand Hotel. Raggiunto il parcheggio, su una strada semipiana di circa 5-6 km e dalla Malga Stableti si arriva fino a noi. È una strada fattibile per bambini, anziani, famiglie, per tutti. E anche questa, come ricordavi prima, soprattutto nell'ultima parte, è molto panoramica. Il panorama, vorrei dire, che è uno dei posti, dei punti chiave di questo posto, perché davvero siete in paradiso quassù. Allora, bisogna dire che noi vediamo la gran parte delle malghe della Val di Rabbi da qui, mentre tutti gli altri vedono solo noi, quindi più panoramico di così non si può. E poi c'è il piccolo Andreas, che è un po' la mascotte di questa malga. Lui è qui quando appunto arrivi, ti porta a vedere tutti gli animali, ti racconta un sacco di cose interessanti. Quant'è importante per te, insomma, quanto è stato bello anche in questi anni vivere in questo posto? Beh, è stato importante perché comunque mi ha dato la possibilità di creare un'attività insieme alla mia famiglia. È un'esperienza bellissima perché poi comunque abbiamo nostro figlio che sta crescendo nel modo più naturale possibile. Ci siamo fatti un buon nome, abbiamo dimostrato alla gente che anche questo posto poteva essere all'altezza di tanti altri, quando all'inizio pochi ci credevano, e siamo soddisfatti di quello che abbiamo. Una bella sfida, adesso a metà settembre tornate con le mucche in paese e lì continua la vostra attività poi. Esatto, un po' diversa rispetto a questa perché lì è solo l'attività agricola, perché cioè, noi alla fine il nostro lavoro è l'allevamento e lì si continua con questo lavoro all'infuori del, diciamo, del servizio di ristorazione, che quello in paese non ce l'abbiamo, però comunque abbiamo la nostra attività, la nostra stalla e andiamo avanti così.